Mister, questa vittoria è arrivata in rimonta, questo periodo positivo, la Roma sempre in vantaggio, questa volta due gol sotto contro una grande del calcio internazionale. Quanto può essere importante aver vinto in rimonta per avere ancora più autostima e fiducia? Ma sicuramente è importante, queste sono partite che ti restano dentro. Adesso starà a noi farne tesoro nella maniera positiva, non vorrei che questa fosse una sbornia e poi si vada a Palermo con l'aria dei presuntuosi, perché ci sarebbe un duro risveglio invece a Palermo. Per cui tutto questo farà bene se noi interpreteremo bene la prossima partita. Es war ganz wichtig, dass wir einen 2-0-Rückstand aufholen konnten. Das hat natürlich also die große Willensstärke von dieser Mannschaft gezeigt. Es ist aber ganz wichtig, dass wir demütig bleiben und dass wir auch im nächsten Spiel mit der gleichen Willenskraft ins Spiel gehen. Also das Spiel in Palermo wird ganz wichtig sein. No, sulla testa no, perché correvamo male nel primo tempo, per cui è stato più riportarli in un assetto più consono allo svolgimento della gara. Per cui i ragazzi ci stavano, si rincuoravano, ho spiegato soltanto quello che dovevamo fare e in che maniera. Ich glaube nicht, dass das Problem in der ersten Hälfte, also die Psychologie war und die Motivation der Mannschaft. Die Mannschaft war sehr motiviert, sie sind sehr viel gelaufen, aber sie sind wahrscheinlich also falsch gelaufen. Deswegen habe ich Ihnen in der Pause gesagt, wie Sie auf dem Fußballplatz besser stehen können. Und das war eigentlich entscheidend. Tra il primo e il secondo tempo, però la Roma ha avuto un atteggiamento diverso. Nel primo tempo tutti i lanci venivano e venivano quasi sempre presi dalla difesa avversaria. Nel secondo tempo la squadra ha giocato come spesso sa giocare e la musica è cambiata, o no? Sì. Sono d'accordo. Also ein großer Unterschied zwischen erster und zweiter Hälfte war es auch, dass in der ersten Hälfte Rom hat immer versucht, lange Bälle in die Spitze zu schlagen und diese Bälle sind fast immer von den beiden Verteidigern getroffen worden. Und in der zweiten Hälfte hat die Mannschaft versucht, mehr zu kombinieren und mehr flach den Ball zu spielen. Questo miglioramento del secondo tempo è dipeso soltanto dal fatto di aver allargato Venezia e Vucinic sulle corsie esterne. Molto probabilmente sì, perché i ragazzi erano in partita già nel primo tempo, per cui avevamo parlato su come pressarli, su come stare in ogni posizione del campo. E quando riuscivamo a farlo stavamo creando dei problemi, però come ci allungavamo, o ci allungavano loro perché erano molto bravi con questo possesso di palla nella girarci, ecco che soffrivamo. Ecco quando riprendevamo palla avevamo le distanze troppo lunghe e ecco che eravamo costretti a mettere questa palla lunga e non giocare. Mentre così, avendo dei punti di riferimento e sapendo dove stavano, riuscivamo ad essere un pochettino più sereni nella circolazione della palla. È diventato un 4-2-3. È diventato un 4-3-3, sì. Wir waren in der ersten Hälfte zu weit auseinander und wenn wir den Ball wieder erobert haben, dann waren eben also die Spieler zu weit auseinander voneinander und deswegen war ganz wichtig, dass wir in der zweiten Hälfte mehr gemeinsam, also dass die ganzen Linien mehr gemeinsam waren und das hat natürlich die Wende gebracht. Non lo so, era non lo già so. pronto Pizarro No, che arrivasse il gol. no. Era già deciso quando uscisse. Sì. Non te lo dico. Non vale così. Sta veramente a quadrato il cerchio.
credo perché bisogna ancora, stiamo in fase di lavorazione, credo che tutti quanti stiano capendo che è importante la Roma, è una cosa nuova per la rosa, no? Si è sempre parlato, la rosa della Roma, la rosa della Roma, la rosa della Roma, e saper accettare come ha fatto Francesco, no? È stato lì in panchina, poi al momento giusto l'avete visto, è entrato in campo con mille desideri di far bene, e questo è importante. Chi gioca, ci mette tutto, e questo è importante. Adesso stiamo parlando in maniera positiva, no? Perché abbiamo vinto 3-2, non ci vuole la zingara per capire i commenti di qualcuno alla fine del primo tempo su tutte queste cose qui, ma questo è il calcio e io lo devo accettare. Però ecco, la cosa che più invece proprio mi fa piacere è come i ragazzi pensano alla Roma. L'allenatore pensa alla Roma, non pensa al singolo, pur sapendo che il singolo è una componente fondamentale e ha bisogno del supporto dell'allenatore, dell'ambiente, di tutti quanti. E loro dovranno essere bravi quando magari si perderà. È gioco facile per voi, doveva giocare Totti, doveva giocare Borriello, doveva giocare sicuramente quello che non giocava. Se loro cadono in questo tranello vostro, è la fine della rosa della Roma. Prego. Ganz wichtig war der Teamgeist. Also dieses Spiel hat gezeigt, dass ganz wichtig der Teamgeist war. Dass die Spieler denken eigentlich an die Mannschaft, an das Team und nicht an sich selbst. Das hat zum Beispiel also der Fall von Francesco Totti gezeigt, der auf der Bank gesessen ist und dann, als er gekommen ist ins Spiel, hat er 100% alles gegeben, was er hat. Und das ist das Wesentliche, dass alle an die Mannschaft spielen, an das Team spielen, denken und nicht an sich selbst. Borriello, a me non piace mai fare classifiche, è un gran centravanti, se no non l'avremmo preso. Sono contento per lui principalmente e naturalmente per la Roma che è entrato, ma lo vediamo, chi viene a Roma trova uno spogliatoio sereno, uno spogliatoio compatto, una squadra che vuol fare, e questo credo che sia un grande vantaggio per lui. Lui poi è un ragazzo molto simpatico, si è subito adattato bene, questo credo che sia il valore aggiunto di questo spogliatoio della Roma. Ein Kommentar zu Borriello und unserer Leistung. Also Borriello hat heute sehr gut gespielt und das ist eine große zentrale Spitze. Einer der Besten, der mit Mr. Ranieri gespielt hat. Als er nach Rom gekommen ist, hat er sich sofort eingelebt und er ist auch natürlich von Seiten Mitspieler unterstützt worden. L'ultima per me, se con l'ingresso di Simplicio è stato possibile per De Rossi avere più facilità per il cavallo. Beh, lì ormai stavamo 2-0, per cui Daniele è un generoso, no? Ce l'ha questi spunti, per cui Simplicio è un giocatore molto intelligente e come vedeva Daniele spingere, lui subito si posizionava lì centralmente, per cui avevamo sempre un giocatore che poteva, sì, un equilibratore che poteva gestire bene l'azione.